Ciao ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Eccoci qui finalmente con Redwood per la linea DC Multiverse firmata McFarlane Toys. Una figure da me attesissima e anche da molti di voi, infatti sta già andando a ruba e quasi esaurita. Comunque, a proposito, se voleste acquistarla e se è ancora disponibile nel momento in cui vediate questo video, la potete trovare nel mio sito Ara Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Qui sotto c'è il link chiaramente. Comunque, andiamo a vedere la confezione, ragazzi. Eccola qui, parte frontale, questa è la parte laterale, questo è l'altro lato, parte superiore. Parte inferiore, questo qui è il retro della confezione con questa fighissima immagine e poi altre figure disponibili nella Wave. Ma direi di non perdere assolutamente altro tempo, andiamo subito a vederlo fuori dalla confezione. Ed eccolo qui insieme ai suoi accessori che sono solo le pistole, poi c'è la solita basetta qui che non tolgo neanche dalla confezione ormai, questa chiaramente è la mia copia e poi la card. Non le tolgo nemmeno ragazzi perché non servono a nulla, almeno a me per come espongo la figure, però chiaramente sono delle buone aggiunte. A proposito degli altri accessori, appunto, ci sono le pistole che sono veramente fighissime ragazzi, sono argentate. La pittura è molto figa, in realtà non credo proprio sia pittura, penso proprio che sia il colore della plastica e questa è una cosa molto figa perché così non si toglie il colore ed è un bellissimo argento e in più ragazzi la figata è che c'è addirittura il logo di Redwood qui sulla pistola, questo è un dettaglio davvero non da poco ragazzi, fighissimo. Ma andiamo a vedere appunto il nostro Redwood, prima di tutto gli inseriamo le pistole qui nei foderi perché è una figata che si può fare, io apprezzo moltissimo quando appunto sulle figure si possono fare queste cose qui. Ecco qua una ed ecco qui l'altra. Ci vuole un po' di forza per inserirle, però vanno dentro dopo un po'. Eccole qua. Allora, focalizziamoci sulla nostra figure. Cominciamo dal viso, o meglio dal casco, ragazzi, che è spettacolare. Un painting metallizzato eccezionale, rosso metallizzato. La figata, tra l'altro, è che al di sotto di questo casco ci deve essere uno strato di plastica bianca, vedete, per gli occhi, perché c'è un bello spessore, vedete, e all'interno appunto c'è l'occhio bianco. Questa è un'idea geniale. Fighissimo il fatto, tra l'altro, che ha una sorta di espressione, vedete, quest'occhio è leggermente più chiuso rispetto a questo che è più aperto. Questo dà un po' più di vitalità, diciamo, alla figura. Per il resto, anche gli altri dettagli sono realizzati molto molto bene, ragazzi. A cominciare da questa tuta sottostante, questo corpetto, questa armatura veramente spettacolare. Il logo qui scolpito, vedete, in rilievo. Abbiamo il classico giubbino di pelle marrone, anche questo molto ben realizzato. E poi abbiamo le maniche sottostanti. Qua si vede l'avambraccio, chiaramente, i guanti, anche questi molto ben fatti. I foderi per le pistole, cinturone con questo painting argentato, fighissimo. E poi i pantaloni, anche questi ben realizzati comunque, con altri pezzi di armatura varia. Figo che ci sia il contrasto tra alcune zone, vedete, con questo nero lucido e il resto che è nero opaco. Quindi, nonostante non abbia chissà quali dettagli di painting, perché il personaggio chiaramente è vestito quasi tutto di nero, ci hanno tenuto, vedete, a dare questa differenza, anche la suola lucida al contrario di tutto il resto, fighissimo. Anche le scarpe sono fatte molto molto bene, piene di dettagli, ragazzi. Ma adesso andiamo a vedere le articolazioni. Allora, la testa può guardare verso l'alto con un raggio buono, devo dire, può guardare verso il basso anche abbastanza bene. C'è movimento in questo modo, rotazione laterale in questo modo, l'apertura del braccio a più di 90 gradi, guardate quanto va in su nonostante ci sia il giacchetto che comunque è in plastica morbida. C'è la butterfly joint interna che permette questo movimento in avanti e indietro del braccio, nonché anche sopra e sotto, figata. C'è chiaramente la rotazione a 360 gradi. E a proposito di figate, guardate la rotazione qui come è nascosta bene all'interno di questa manica, spettacolo. Piegamento doppio al gomito e rotazione al polso. Qui c'è un leggerissimo piegamento, ma non sono sicuro che sia una vera e propria articolazione. Credo ci sia solo rotazione. Per quanto riguarda il busto, abbiamo piegamento in avanti qui, piegamento all'indietro, comunque funzionali e anche nascosti abbastanza bene, ragazzi. Guardate, quasi non si nota quando lo pieghi in avanti. Spettacolo come hanno realizzato questa articolazione.
c'è anche il piegamento qui alla vita, quindi il piegamento complessivo non è affatto male. C'è rotazione laterale in questo modo, nonché rotazione anche qui alla vita. C'è il piegamento della gamba in avanti a 90 gradi. Come vedete i foderi si spostano leggermente per permettere il movimento della gamba, c'è il movimento all'indietro, c'è l'apertura laterale praticamente massima, c'è una leggerissima rotazione alla parte superiore. Qui ragazzi l'unica pecca di queste figure McFarlane nelle articolazioni secondo me è che non hanno una vera e propria rotazione funzionale qui. Potrebbero aggiustare questa cosa e sarebbero quasi perfette. Abbiamo comunque il piegamento doppio qui al ginocchio, fighissimo anche questo con il pezzo di armatura. E poi abbiamo il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù con un buon raggio, rotazione in questo modo, nonché rotazione laterale anche della caviglia in questo modo ottima. E anche il piegamento alla punta del piede esageratissimo, però c'è ed è una figata che ci sia. Chiaramente basta anche posarlo un po' meno, si può posare anche un po' meno, però volendo può arrivare anche fino qui. Non è bellissimo da vedere, però è una figata, ripeto, che ci sia. Adesso è arrivato il momento di misurare l'altezza della nostra figure e siamo praticamente sui 17 centimetri e mezzo, quindi 7 pollici spaccati praticamente. Da notare come la figure è in una posa dinamica nonostante sia in una posa statica. Potrebbe essere un controsenso, ma non è così. È fatta talmente bene, diciamo, nel complesso, le gambe, le braccia, eccetera, eccetera, che sembra dinamica anche stando ferma. Questa è una figata. Comunque, eccola qui anche paragonata al Goku Super Saiyan Blue Sage Figures e al mitico Monnezza Spider-Man Marvel Select. Ed eccolo qua, ragazzi, sulla basetta rotante in questa posa dinamica. Da notare come aiuti tantissimo il piegamento al piede, alla punta del piede, per questo tipo di posa, per esempio. Comunque, secondo me il difetto maggiore di questa figura, a parte la rotazione alla coscia che è quasi assente, e il fatto che il braccio, vedete, sia un po' piegato in questo modo, e quindi questo penalizza un attimo quando tiene il braccio disteso per puntare la pistola. Come vedete, la pistola è leggermente inclinata. Questa è una cosa che potevano fare meglio, devo dire. Comunque, ragazzi, passiamo a dare i voti. Allora, gli accessori sono praticamente sufficienti, alla fine non c'è niente di più. Quindi do un 6. Per quanto riguarda invece le articolazioni sono ottime, peccato non ci sia la rotazione alle gambe, quindi qui do un 7 e mezzo, dai, perché la rotazione comunque secondo me penalizza un po'. Per quanto riguarda l'estetica, ragazzi, per me è a dir poco pazzesca. L'unica cosa che manca forse è qualche sfumatura sul giubbino lì, ma per il resto siamo di fronte a un 9 pieno, soprattutto per il prezzo di queste figure. A proposito del prezzo, sicuramente prenderà un mezzo voto bonus per il rapporto qualità-prezzo perché abbiamo una figura eccezionale ad un costo bassissimo, davvero bassissimo. Quindi, ragazzi, il voto finale, dato più o meno dalla media dei voti precedenti, per me, per questa figure, è un bel 8 e mezzo. Secondo me se lo merita tutto, avrei dato anche qualcosina in più, però ha qualche difettino che potevano correggere senza troppa difficoltà, ma è veramente un'ottima figure di Redwood, sicuramente la mia figure preferita di Redwood che c'è in giro in questo momento. L'aspettavo da tempo e sono rimasto pienamente soddisfatto. Ora ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Redwood con un commento qui sotto, il like al video è sempre carissimo, così come anche la condivisione. Mi raccomando, se lo volete non fatevelo scappare perché sta già andando a ruba e non si trova già più, come quasi tutte queste McFarlane. Tra l'altro lo trovate nel mio sito, comunque a Rushshop, nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara, da Redwood, collezionate sempre.